E andiamo ora a Santa Maria a Monte, nel Pisano, dove non è ancora terminato il rave party non autorizzato, che ha radunato 6.000 giovani provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Alcuni stanno già lasciando l'area, sono stati identificati, presidiata da polizia e carabinieri. Situazione sotto controllo, dice il prefetto di Pisa, ma la sindaca invita a non avvicinarsi. Il servizio di Laura Passetti. Per chi vive in questo luogo sicuramente è un disagio enorme, una parte della nostra comunità dove abitano 100 persone, la maggior parte anziane, vedersi invasi nella loro tranquillità, diciamo, quotidiana e normale da una cosa del genere sconvolgerebbe tutti, figuriamoci a Tavolaia. Tavolaia, frazione di Santa Maria a Monte, provincia di Pisa. Nel giro di poche ore, sabato sera, sono apparse tra le 5.000 e le 6.000 persone per una rave party, una festa che dura ormai da 2 notti e 2 giorni. Musica alta, macchine e camper parcheggiati nel bosco e posti di blocco delle forze dell'ordine. Si è chiamato subito Carabinieri che c'era. Però poi dopo poco, dopo una mezz'oretta è arrivato qualcun altro, è arrivato la noia di tutto, poi la notte, tutta la notte questa musica. Le macchine davanti alle porte, al portone di chi usciva da casa e ci abbiamo dovuto litigare. Qualche spintone c'è stato, per forza. C'è una costante attenzione, tutto è monitorato, sono chiuse le vie d'accesso. L'importante è non far affluire altre persone e favorire invece quelle che vanno via. L'appello della sindaca ai residenti della zona è di non farsi prendere dalla curiosità e di non avvicinarsi. C'è anche l'aspetto della sicurezza sanitaria che dovrà essere valutato. Per ora l'area è circondata, polizia e carabinieri non fanno entrare nessuno, mentre lasciano uscire chi piano piano ha deciso di andarsene. Sì, ma andiamo al mare, c'è un po' troppo caldo. 200 circa sono già andati via e uscendo sono stati identificati.